ne vorrei portare persino tre. Sto cercando di essere molto 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 breve. Sono tre casi di movimenti che hanno conseguito degli obiettivi, perché la mia opinione in questo particolare momento storico è che cioè io ho un po' di sfiducia, ecco, rispetto alla classe politica attuale, sia a livello nazionale che a livello internazionale, per cui non ne faccio nemmeno una questione di nomi, ma proprio di processi decisionali e di come si incastrano, diciamo, le dinamiche di potere e come vengono portati gli interessi all'interno dei processi politici. Per cui penso che sia determinante il ruolo dei singoli messi insieme, messi in rete in vari modi. Uno di questi modi sono i movimenti. E sui movimenti noi purtroppo in Italia abbiamo avuto un po' di esperienze negative, nel senso ci sono stati molti movimenti in piazza, molte situazioni che poi però non hanno prodotto risultati, per cui ci siamo un po' scoraggiati. E a livello internazionale invece ci sono delle esperienze positive, tra l'altro alcune anche recenti. E vorrei parlare di tre esperienze. Una negli Stati Uniti, c'era un caso molto importante che era l'oleodotto Keystone, che doveva portare il petrolio proveniente dalle sabbie bituminose canadese, che è una cosa allucinante perché il petrolio delle sabbie bituminose viene estratto tramite un processo molto inquinante, sia a livello locale che a livello di emissione di CO2 energivoro, cioè una cosa veramente da eliminare proprio, e dovevano portare questo petrolio dal Canada fino alla raffineria del Texas. E diciamo che il processo decisionale era già molto avanzato nel momento in cui le associazioni ambientaliste si sono date un po' una mossa per cercare di contrastare questo progetto. Scusa, per cui si è fatta arrestare ancora Derry Lanna. Come? Quello per cui si è fatta arrestare ancora Derry Lanna, l'attrice. Sì, esattamente, okay. Esattamente. Okay. E che cosa hanno fatto? Prima si sono messi in rete, e mettersi in rete ha significato anche il contributo, tra l'altro, dei mezzi social network, sito e tutto quanto, perché questo, diciamo, è stato veramente un catalizzatore, per questo io sono una grande sostenitrice di Twitter, Facebook, qualsiasi mezzo possa mettere in connessione le persone, anche perché sono mezzi che possono mettere in connessione persone molto lontane. E dopodiché hanno cominciato a organizzare delle azioni dimostrative che hanno avuto l'eco dei media. E un metodo per stare sulle prime pagine è di fare cose non tradizionali e quindi utilizzare anche creatività, passione e nuove idee. E quindi che cosa hanno fatto? Sono andati sul prato della Casa Bianca, hanno portato attori, hanno portato scienziati, hanno portato quelli che si sono fatti tutti belli arrestare, un centinaio di persone sotto arresto, quindi le foto anche di questi personaggi famosi, non mi ricordo nemmeno il nome della ecco. E la sirena, quella bionda. Lei è giovane, non ce la ricordiamo, lei forse no. E queste foto quindi hanno fatto il giro degli Stati Uniti e alla fine Obama ha dovuto dire qualcosa, non solo sulla base di questi arresti, però comunque questo ha dato un grande contributo al fatto che poi Obama ha detto no a questo impianto. E quindi è stata una vittoria veramente molto importante. Un'altra vittoria è di pochi giorni fa e viene da Greenpeace, che invece si scontrava contro un'azienda, contro la Shell, che aveva questo bel piano di trivellazione dell'Artico. Anche qui una cosa che insomma cosa da dire è veramente incredibile. Già l'Artico ormai sui viaggi giurisdizione. È stato l'ultimo regalo di Bush. Dipende dalle zone, poi insomma anche un po' zona internazionale. Insomma, hanno raccolto film soprattutto online e sono arrivati a 2 milioni di film. Sembrava la solita campagna di raccolta film, fatto sta che la Shell ha rinunciato al programma di rivelazione dell'Africa. Ti dici il terzo, perché però ti devo cazziare. Perché sono bellissimi, ma non c'è neanche un italiano. Arriva. Ah, ok. E siamo noi, chiaramente. Si avvicina sulla tosta finale. Il testo siamo noi, che abbiamo fondato questo movimento, che si chiama Italia Climate Network, che ci trovate su www.italiaprima.org. E siamo nati l'anno scorso. Però abbiamo già fatto delle cose carine. E l'esempio positivo... Italia Prima. Italia
secondo me finora, è stata questa. Ovunque abbiamo lanciato un sasso, abbiamo avuto una grande partecipazione di gente. Di gente di ogni tipo. Per cui se facciamo un green drink, vengono molte persone, per cui molti giovani tra l'altro, che sono interessati e sono anche interessati a partecipare. E poi abbiamo fatto un seminario per giornalisti con l'ordine dei giornalisti della Lombardia. E sono venuti 50 giornalisti. E di questi, scusa, una decina, come? A Milano. A Milano. E di questi una decina erano giornalisti ambientali, gli altri invece no. Per cui evidentemente, e questo è un pochino per ricollegarmi anche alla domanda che hai fatto prima, è l'informazione che non fornisce delle notizie o sono le persone che non sono interessate? Beh, magari insomma è un po' difficile dare una risposta netta, ma la mia opinione è che comunque in questo particolare momento, rispetto a alcuni problemi, ci sia una scarsità di informazioni e che quindi in qualche modo l'informazione sia responsabile. Almeno questo è quello che vediamo noi, perché le persone sembrano voler recepire il messaggio. Ma io vedo anche un po' di rabbia a volte, nel senso che alcuni dicono, ma se non lo fa lui perché lo devo fare io? Quindi cominciare a rispettare qualunque cosa. E allora lo faccio anch'io, butto anch'io per terra, inquino, faccio queste cose qua. Quindi non pensiamo che qualcuno prima o poi deve partire, no? Quindi non importa se non mi seguiranno tutti, non lo faranno tutti subito, però andiamo un'impronta, cerchiamo di dare un segnale in questo senso. Quindi vedo anche molta rabbia in questo. Prima di interrogare il cosiddetto uomo della strada, prima poi, nota di tecnica, come l'anno scorso, raccolgo con contesto foglio riferimenti di, potete fare anche con un metodo, e mai cellulare, metto anche Twitter che fa figo, e poi io entro i primi 15 anni, cioè così mandavo come si faceva all'università. Invece la signora volevo che si presentasse un attimo. Sì, è interessante. Ah no, aspetta, prima però scusa. C'era l'uomo della strada che doveva lanciare la storia. Street man. Lo street man. Beh, io semplicemente osservo e quindi non formulo alcun giudizio su quello che avete detto. Mi limito semplicemente a osservare e ad ascoltare. Io credo che ci siano molte più cose positive di quelle negative, sicuramente. Ci sono molte cose che si possono fare per l'ambiente, tantissime. Però bisogna fare, come dicevano i cinesi una volta, che bisogna imparare a chiamare le cose con il proprio nome. Allora, prima di cambiare i regni, bisogna cambiare gli uomini. Altrimenti il regno non può cambiare. Per cambiare gli uomini cosa si intende? Noi non possiamo andare a farci curare dal medico che ci ha procurato la malattia. Per cui è inevitabile che noi, che siamo i cittadini, non possiamo aspettarci dalle stesse persone che hanno governato per anni, e non importa, guardate, io sono per il buon senso, non mi interessa destra, centro, sinistra o come diavolo hanno cambiato i nomi, ma non possiamo aspettarci che ci siano una rivoluzione in questo senso, perché non cambierà niente. Noi abbiamo lo strumento, basta non andarli a votare e fare i movimenti e fare i movimenti. Io non ho timore a dire questa cosa qui, perché non mi spaventa niente da questo punto di vista. Così come per l'informazione, non posso aspettarmi che l'informazione mi dica quello che io voglio sentirmi dire sull'ambiente, quando io, che sono il giornalista che scrivo, il mio direttore prende milioni di euro per avere quella testata lì. Come fa? Va in conflitto di interessi, ovvio. Quindi i movimenti, come? Gli spunti a cambiare. Noi oggi abbiamo, parliamo della positività, abbiamo, come ha detto lei poc'anzi, uno strumento che è internet, per esempio, dove tu non hai questa tipologia di vincolo, non devi sottostare a delle cose imposte. Questo non lo puoi dire perché quello si offende, questo non lo puoi dire perché quest'altro si offende. Vogliamo partire dai piccoli, nella scuola, e reinserire l'educazione civica e l'educazione ambientale potrebbe anche essere un'idea, per esempio. Cioè, sono piccole cose, però io come libero cittadino ho scritto una lettera a
la maggior parte dei politici del Parlamento e a tutte le testate dei giornali. Non mi ha risposto nessuno. Ma che cosa gli dicevo? Scusate, si può spegnere un lampione sì e uno no? Quanta energia risparmieremo? Si può spegnere un lampione sì e uno no? Si possono usare lampioni a LED? No, ma non ha risposto nessuno. Ma quanta energia si risparmierebbe? Ma nessuno, né giornali. È vero che io sono nessuno, è vero che io sono nessuno, che non mi conoscono, però come libero cittadino vivo in questo paese, posso dire la mia. Quindi voi siete impegnati in questo settore qui, sicuramente ne sapete molto più di me, siete dei giornalisti, siete delle persone che siete addentro a queste cose qui, ma non si può, possono cambiare le cose se prima non si cambiano le teste. E per teste si intende una rivoluzione culturale, non bolscevica, culturale. Però è un processo lungo. È un processo lungo, certo, non è un processo breve. Uno non può fare questa cosa qui dall'oggi al domani. Io credo che sia già cominciato questo processo. Questo di oggi ne è una testimonianza, sicuramente. Ma non esiste qui come la bacchetta magica. È chiaro che bisogna prendere coscienza che ci sono delle cose che vanno cambiate. Qui dobbiamo riservare un tempo. Io però mi permetto di sottolineare una cosa. Voi due avete detto più o meno sotto certi punti di vista la stessa cosa, cioè l'importanza della rete in questo momento come strumento di coesione e catalizzatore. Però c'è un problema. Due. Però il problema è che di fatti i problemi più grossi, per questa frase, vengono proprio da quelli che questi strumenti non usano. Sono tanti. Che sono, ahimè, in questo paese tanti, che si collocano in fasce sociali anagrafiche, direi abbastanza ben definite, e il problema è andare a beccare quelli, per dirlo in termini tecnici. Ale? Sì, proprio su questo, è vero, ma è anche vero che proprio su questo le cose cambiano, ma cambiano molto velocemente. Non possiamo più dare per scontato che quello che metto in rete alla fine poi c'è un sacco di gente che non lo può usare, perché comunque queste persone, che sono magari le persone della generazione dei miei genitori, in realtà sono in contatto con me, con la mia generazione, che è perfettamente in grado di raccontargliela a voce, di portarglielo, e che è il motivo per cui i referendum hanno raggiunto il quorum, non certo perché ne parlassero in forma di massa, perché la gente si è fatta il porta a porta, il passaparola, attivata dalla rete, e perché non ci sono più barriere d'accesso, il che significa anche che in rete circolano un sacco di emerite e va bene, come peraltro nell'informazione tradizionale, perché adesso in rete ci sono un sacco di stupidaggini, ma in prima serata sulla Rai c'è Voyager. E quando prima ci si lamentava dell'illuminismo, io magari ce ne fosse dell'illuminismo. Dice il direttore di Rai 2, quando le stupidaggini che ci vengono propinate sono queste. Quindi c'è un problema di diffusione che però cresce, e cresce anche velocemente, perché ormai in rete ci trovo dei settantenni. Sì, in percentuale pochi, però non diamo per scontato che le cose non cambino velocemente. E c'è un problema anche di autoeducazione a un uso consapevole dell'informazione, che è molta di più, milioni di volte di più, e che dobbiamo a maggior ragione imparare a filtrare e a gestire responsabilmente, anche a mettere in rete responsabilmente. Mettere in rete responsabilmente significa che, anche se non siamo iscritti all'ordine dei giornalisti, prima di far rigirare, rimbalzare una stupidaggine che abbiamo sentito, ci dobbiamo pensare due volte. Non dico fare il fact checking, che non fanno nemmeno nelle redazioni, ma insomma. Mi viene un dubbio e vi butto lì, appunto, il mio ruolo, mi hanno detto stream of consciousness, e la butto lì. Non parla difficile, non è più. Scadendo nella sociologia spicciola da domenica. No, a me è venuto un dubbio, anche quel poco che ho avuto a che fare con il mondo dell'associazionismo italiano, sui social network, eccetera, che mi piacciono, tutto il resto, scrivo quasi solo online, ormai, quindi per me vabbè. Ma non c'è il rischio che, io lo chiamo copyright, attivismo, che si sviluppi quello che chiamo attivismo da click. Nel senso, ho visto molta gente che online sono, cliccano, mi piace, di tutto, e poi, quando c'è da muoversi, migliaia di like in un giorno, e poi chiedi una cosa, e se ti risponde uno devi
non c'è questo rischio con i social network. Guarda, io cioè, una, sì, mi piace Saviano, il mio dovere civico l'ho fatto. È proprio quello che non, che non è quello a cui mi riferisco. Il click activism e il guadagnare mille like è l'ultima cosa che mi interessa. Quello che io dico da diverso tempo, e non sono l'unica a dirlo, è che ormai ci dobbiamo abituare al fatto che internet non esiste, nel senso che l'online e l'offline sono in teoria dei concetti superati. La rete è un altro layer, un altro strato di comunicazione, di relazione in cui ci abituiamo a muoverci, e quello che conta è quello che ci diciamo online e offline non mi interessa, soprattutto quello che facciamo, e lo facciamo nella realtà delle cose. Quindi il like e basta è l'ultima cosa che mi interessa, lo dico anche ai miei clienti aziendali, che non devono contare i like, non devono contare ma il numero di like. Anche a me, ma quello che mi preoccupa devono... è chi schiaccia il like. Sì, chi schiaccia il like è anche quello che applaude, è anche quello che apre il giornale al bar e commenta rumorosamente con gli amici. Compra, o non lo compra mai, ma lo apre, esatto, solo lo apre il bar e poi però o non va a votare o vota sempre nello stesso modo. Quindi non è che la rete peggiora la superficialità delle persone. Se eri superficiale prima, non è che cambi, esprimi superficialità in rete. È anche quello che io... La rete è un mezzo, infatti io odio quando sento dire il popolo della rete, il popolo di internet, il popolo di social network, di Twitter, di Facebook. È un sistema, come dire, semantico di esclusione, cioè in cui alcuni si distinguono da altri. E mi chiudo. Invece io volevo dire una cosa sulle good news, che secondo me sono molto importanti, e ci sono anche delle esperienze anglosassone di giornali di sole good news, che secondo me sono di un'importanza strategica per quello di cui stiamo parlando. Visto che ci avviciniamo al pranzo, come esperienza valida da raccontare, chi è della zona sicuramente la conosce, e mi piace molto questo spin-off dell'Università di Bologna che si chiama Last Minute Market, cioè che praticamente fa intermediazione per evitare lo spreco di cibo, cioè sostanzialmente aggancia e individua chi ha appunto degli alimenti in scadenza con chi invece ha bisogno di consumare rapidamente quegli alimenti, quindi mette in contatto queste due realtà e abbatte, diciamo, lo spreco di cibo, che è comunque un problema serio, oltre alla riduzione dei rifiuti, ad aumentare la responsabilità sociale, a fornire risorse per la comunità. Ed è uno spin-off appunto dell'Università di Bologna, che oggi in piedi crea lavoro, anche crea occupazione, e non lo fa direttamente, cioè non ha dei propri camion che vanno a prendere, perché altrimenti non sarebbe a chilometro zero, non sarebbe più conveniente dal punto di vista ambientale. Semplicemente individua, mette insieme la domanda e l'offerta, ma sul posto, a livello locale, perché deve essere per un consumo immediato. Posso su questo? Posso far presentare la signora che ancora non... Se domani mi interessa, sono a Trieste Next. Ritwittato a Trieste Next, e c'è anche esatto. Una cosa velocissima: tra le cose che vi abbiamo detto delle buone pratiche, noi, passando l'impatto ambientale regionale, che non è stato uno scherzo, mettendo insieme tre amministrazioni, Acega SPS, che adesso è diventata ERA, noi Entri Bacino e APS Holding, che è la municipalizzata del comune di Padova, e devo ringraziarli tutti quanti perché è stato un lavoraccio in testa, me l'ho lavorato che il presidente, abbiamo messo un megawatt di fotovoltaico in discarica e mandiamo avanti il tram di Padova praticamente 3 mesi con l'energia alternativa. Quindi è una discarica, ci abbiamo fatto il fotovoltaico sopra, eravamo andati a vederlo anche in Germania, abbiamo fatto molto più bello dei tedeschi. Con i pannelli o con i film? Pannelli appoggiati così. Anche qui a Goro c'è un campo fotovoltaico costruito su una discarica. Esatto, adesso infatti ci stiamo facendo. Delta. E mandiamo avanti il tram, quindi meno macchine che girano e bla 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 bla. Tram di quello su binario unico, non ha... un bellissimo tram. Sì, è spettacolare. Non lo senti neanche.
infatti diventa può essere pericoloso. Se, sono bravi gli autisti perché aspettano, ma vabbè, scusate. Sì, no, perché si sono unite due signore e volevo dare modo di presentarsi, magari vuole iniziare la. Io mi chiamo Margherita Bologna, sono una giornalista scientifica, perlomeno lo ero, perché adesso sono tutta dedita al problema della risoluzione della gestione dei rifiuti a livello in ambito nazionale, e ho cominciato a occuparmi delle alternative all'incenerimento quando vicino a Riccione, a Coriano, hanno fatto una nuova linea di incenerimento. E allora, sapete, c'erano gruppi di comitati, uno era anche quello che capeggiavo io, poi naturalmente dalla protesta io ho capito che bisognava passare alla proposta. Siccome ho la passione della ricerca, sono una giornalista scientifica, come quando si deve fare un articolo si devono cercare le novità, io ecomondo vicino e ho cominciato a cercare tutta l'impiantistica per gestire i rifiuti senza incenerire. Mi sono appassionata, divertita. Naturalmente ho composto un progetto, ho assemblato questi impianti, come dovrebbe fare un ingegnere impiantistico. Io che sono laureata in filosofia, però ho esperienza come amministratore, ho fatto una lunga esperienza di amministratrice di una cooperativa, per cui so risolvere concretamente i problemi. E poi ho cominciato a presentare questa mia proposta in provincia. Naturalmente in provincia non ti ascoltava nessuno, sembrava tempo perso, dopodiché sono arrivata alla regione e la regione Emilia-Romagna invece mi ha ascoltato, perché in questo lungo dialogo con la regione, che è culminato esattamente il 17 di luglio di quest'anno con l'assessore Alfreda e con i suoi collaboratori, ai quali ho fatto vedere quali sono tutti gli impianti che possono gestire i rifiuti chiudendo il ciclo senza incenerire. Ecco, allora l'assessore Freda recentemente ha fatto una dichiarazione alla stampa in cui ha detto che la regione Emilia-Romagna colloca l'incenerimento, come sarebbe giusto, nella fase terminale della gestione dei rifiuti, prima della discarica. E naturalmente avete visto anche che l'inceneritore di Parma, no, l'assessore Freda, è d'accordo a non procedere alla costruzione. Quindi questi sono dei risultati molto importanti. Io questi risultati li ho ottenuti attraverso il dialogo, attraverso proposte sensate, permettetemi la parola, intelligenti, congrue, fattive. Cioè, ho fatto vedere, il direttore generale dell'ambiente della nostra regione è venuto, mi ha dato la disponibilità a visitare tutti gli impianti che io proponevo e quindi a verificarne la validità. E di conseguenza, avendo parlato anche con il sottosegretario del presidente Errani già due volte, ci ho messo un po' prima per essere ricevuta, ci ho messo un annetto, ma io sono una donna molto determinata, a me non mi ferma nessuno, ho una valanga, no? Io quando dico che devo passare lì passo in un modo o nell'altro, naturalmente sempre con cortesia, però so anche pazientare. E in due anni praticamente, anche quest'anno quando sono andata ho visto l'effetto della mia chiacchierata, e poi avendo parlato con l'assessore adesso non faccio altro che vigilare perché queste tecnologie siano applicate. Però non basta, perché a livello regionale a me non basta, nel senso che anch'io sono in rete attraverso un network molto comune a tutti, no? Che è Facebook, e lì ho contatto con tantissimi altri comitati che ci sono. Cioè, io sono andata online semplicemente perché dovevo mettere online una lettera agli amministratori e mi è stato consigliato da un mio amico, dice guarda, l'unica cosa, se tu lo metti su Facebook è come se fosse su Viale Maria Ceccarini o altro, la vedono, no? Quindi di lì è cominciato praticamente il dialogo anche con gli altri gruppi. E siccome ho fatto l'università a Milano, ho una mentalità provinciale, mi piace spaziare nel mondo, sono arrivata anche a far conoscere questa mia proposta al Ministero dell'Ambiente. Sono stata già ricevuta diverse volte, ma non solo, perché mi piace lavorare a tutto tondo. Sono stata ricevuta al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Agricoltura, perché la mia proposta ha delle implicazioni che sono sia per il Ministero dello Sviluppo Economico che per il Ministero dell'Agricoltura. No, una curiosità, dall'attuale governo o dal precedente? No, allora, col precedente la porta era chiusa, è come se non esisteva, cioè tu telefonavi e sembrava dietro c'era il nulla. Invece io devo dire erano che... Erano impegnati. Sì, erano impegnati.
io devo dire che questo governo tecnico, per l'esperienza che ne ho fatto io, invece è stato molto disponibile, almeno con la proposta che io ho fatto, perché io telefonavo, mi davano l'appuntamento, venga, e poi naturalmente la proposta era valida, se no non avrei fatto il secondo appuntamento. Sono arrivata al quarto appuntamento, mi piace appunto informare tanti, perché magari delle volte nel ministero ci possono essere un po' delle scatole, no, cinesi oppure, e quindi sono io che faccio sempre da trade union, e dopodiché spero prossimamente di poter anche parlare direttamente col ministro, il quale peraltro so già che conosce la mia proposta. E poi, ecco, tra l'altro, se la nostra regione, la regione Emilia-Romagna, è la capofila della conferenza Stato-Regione, quindi ci potrebbero essere degli sviluppi futuri per i quali io sto lavorando. E se volete vi dico velocissimamente, se vi interessa, in cosa consistono questi impianti, cioè la modalità, no? Con cui sì, io... magari dopo. Presentazione e proposta. Breve. Solo una nota, ha citato il ministero, con il cambio di ministro l'ufficio stampa ha iniziato a rispondere. Ma è una realtà. Era chiuso per impegno. Prego. Io sono Paola Polacchio. Benvenuta, tra l'altro, riattesa. Eh? E riattesa, quindi benvenuta. Sì, grazie. Siamo avuto dei problemi con lo sciopero. Anzi, no, c'è nota tecnica, c'è anche nel pomeriggio. Sì. Che bello. Dormiamo qua, ciao. E quindi sono una giornalista anch'io, sono un social network, come penso non si possa fare a meno. Allora, Luca Contizzo, chi ha un account su Twitter alzi la mano. Per voi siete siete i luddisti della situazione. Facebook, vabbè, basta. Hai solo un amico, che è una selvaggia. Tuo figlio, anche io 10. Mi controlla. Anche uguale. 10. Ok, scusate, prego. La nostra è una rete già da sola abbastanza solida, perché è già da 25.000 giovanissimi, dai 5 ai 20, che sono dei reporter ambientali. Che si chiama? Giornalisti di Erba. Qualcuno che picchetta sul tavolo, smettetela, mi viene definito un live, scusa. È un uso a 360 gradi tutti i mezzi di comunicazione, non c'è per loro, sono una fascia 25-20, 21, un uso solamente del web, utilizzano qualsiasi mezzo, chiaramente. Piccolissimi, hanno più difficoltà. Più per quello è il motivo. Quello è il problema, cioè, il problema. Quello è, sono piccolissimi tecnicamente, non possono nemmeno. Sì, no, però no. Se il genitore fosse a suo fianco, fosse al loro fianco. C'è la versione junior. C'è la versione junior. Il problema è che spesso non ci sono genitori, questi sono percorsi che fanno molto più spesso in autonomia o con gli amici. Dove è finito Gian Maria? Jean Marie. Allora? No, c'è una domanda dalla rete, ma quando se magna? No, ci chiedevamo se aveva senso, cioè, già che si è un po' calmata la cosa, fare la pausa o dite sì. Ma basta. Ok, dove si va a magnare? Ah,